Quindi sono segnali in cui la squadra deve capire, aspetta un attimo, stiamo rischiando un attimino. Abbassiamo un po' il baricentro, recuperiamo le energie, siamo più compatti, dietro non abbiamo spazio e quindi, vabbè, l'Ascoli ha creato le difficoltà così, in questo modo. Noi abbiamo sofferto un attimino la fisicità dei giocatori davanti e abbiamo sofferto questo tipo di gioco, indubbiamente. C'è un fatto indiscutibile, che Cocco fa giocare bene il Pescara. Cioè, Cocco entra in tutte le azioni del Pescara. Voi andatele a vedere, non è che mi sto inventando le cose, si vedono No, le hai immagini. ragione, sì. Il gol di domenica viene da Certo. Cocco. Cioè, le azioni pericolose che creiamo davanti con le spalle. Cioè, noi ogni volta che un centrocampista, un trequartista, un difensore alza la testa e guarda in avanti, il primo punto di riferimento è Cocco. Quello che sa venire incontro, proteggere la palla e scaricare è Cocco. Non sto dicendo che siamo davanti al miglior Cocco, io non sto dicendo quello. Sicuramente lui lo sa e noi sappiamo che può fare molto, ma molto di più. Deve ritrovare un po' di serenità e deve. Io gli ho detto, non pensare al gol. Ma Campagnaro sta bene, è abile arruolato e Si candida per credo. una maglia titolare. Assolutamente sì. Domenica non l'ho fatto giocare ad Ascoli perché indubbiamente Zuparic e Fornasier stavano facendo benissimo. Ho fatto una grossa partita col Cagliari, quindi non me la sono sentita di cambiare. Ho continuato a dar fiducia a questi due. Ma io credo che insomma Campagnaro ci possa dare una grossa mano.